Bentornati gentili spettatori a una nuova edizione del nostro TG Web, il notiziario cura di Sant'Agatese nel mondo che come sempre vi informa su fatti, notizie ed eventi che riguardano la nostra Sant'Agata di Puglia. Apriamo con le elezioni, manca ormai meno di una settimana alle prossime amministrative che si svolgeranno il prossimo 26 maggio contemporaneamente alle elezioni europee. La lista del Movimento Cambiamenti sosterrà come candidato sindaco Lino Marino ed è composta da Angelo Lavilla, Antonella Marinaccio, Antonio Palma, Carlo D'Alessandro, Domenico Argentieri, Gaetano Danza, Marianna Maruotti, Maurizio Tridentino, Rocco Di Vito e Taddeo Loreto. Mentre la lista Sant'Agata nel 2000 il rinnovamento sosterrà il candidato sindaco Nicola La Salvia ed è composta da Maria Antonietta Ciciretti, Andrea Del Vento, Raffaele Giuoco, Walter Lanzellotti, Lorenzo Lorusso, Loredana Maruotti, Rocco Maruotti, Nicola Mazzeo, Ortensio Mocciola e Alessandro Russo. Andranno alle urne gli elettori di 3.865 comuni, di cui ben 30 comuni capoluogo. Vi ricordiamo che l'elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco valido anche per la lista adesso collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Inoltre, può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendone il cognome nell'apposita riga. In bocca al lupo a tutti. La nostra redazione continuerà come ha sempre fatto ad informarmi in maniera oggettiva, in tempo reale, come ha sempre fatto lo svolgersi delle consultazioni elettorali. Dopo un acclamato debutto nello storico teatro Tor di Nona di Roma, Barbie Time arriva in scena anche a Foggia giovedì 16 maggio, proprio alla vigilia della giornata mondiale contro l'omofobia, prima di approdare con grande successo anche a Matera e Torino. Uno spettacolo a tinte forti, con note divertenti e anche molto profonde, scritto dal nostro Guido Del Vento e da Alessandro Di Marco, che riflette sui temi dell'identità di genere e del rapporto tra figli e genitori. La protagonista è Stella, una ballerina transessuale insieme ai personaggi che costellano la sua vita presente e passata. Una lettera inaspettata da parte della famiglia di Stella la porta a ripercorrere con la memoria i momenti salienti della sua vita passata e disperati tentativi di farsi accettare per ciò che è, al di là dei pregiudizi. Complimenti a Guido e a tutto il cast per il lavoro davvero eccezionale, uno spettacolo di altissimo livello. È stato presentato in anteprima nazionale a Biccari lo scorso 12 maggio il docufilm su Ralph De Palma, che ha visto protagonista la nostra bella e brava Alessandra Carrillo. Il film, diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani, è stato realizzato grazie al contributo di Fortuna Energia della Fondazione Puglia Film Commission e con il supporto dell'ACI. Il progetto nasce dallo scopo di far conoscere al pubblico italiano le gesta di Ralph De Palma, emigrato negli Stati Uniti proprio da Biccari alla fine dell'Ottocento e divenuto poi uno dei più grandi piloti automobilistici della storia. A interpretare Ralph l'attore Alessandro Tersigni, volto noto al pubblico per via del grande successo ottenuto con la fiction Il Paradiso delle Signore. Nel cast anche Simone Montedoro, direttamente da Don Matteo, e la nostra Alessandra Carrillo, che interpreta proprio la madre del pilota Ralph De Palma. Il film sarà distribuito nei festival di tutto il mondo a partire dalla prossima stagione, oltre che naturalmente nelle sale cinematografiche. Eccellenza Sant'Agatese, anche Giuseppe Cardascio, che con Salvatore Varvaro hanno ricevuto il premio Ribalte di Fantasia per lo spettacolo Pinocchio, che ha raggiunto livelli davvero incredibili. Lo scorso anno avevano già ricevuto il premio per il loro spettacolo internazionale La fame di Arlecchino con la loro bottega teatrale. Complimenti come sempre agli amici sant'agatesi che ci onorano. Menzione speciale anche nel nostro notiziario anche per il giovanissimo talento Luca Pagliarulo, che al concorso internazionale Giovani Promesse di Brasiliano, suonando Mozart al pianoforte, ha conquistato un bel primo premio con la votazione di 97 centesimi. Insomma, in questa edizione è davvero piena di premiazioni e di orgoglio. Infine, complimenti al nostro amico Beppe Ungaro dei Lake Coast, Sant'Agatese Doc, DJ e regista radiofonico, che dopo molti anni a Radio Capital è passato a Radio Monte Carlo. Il
prossimo 22 maggio alle 10.30 presso la Sala Convegni del Castello si svolgerà la 13ª edizione del premio Stefano Cavaliere. L'evento è promosso dall'Uni3, Università delle Tre Età, Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti e dalla locale Proloco Pierino D'Onofrio con il patrocino del Comune di Sant'Agata e la collaborazione della nostra associazione Sant'Agatesi nel Mondo. Obiettivo dell'iniziativa anche per questa 13ª edizione è quello di ricordare la figura dell'onorevole Cavaliere coinvolgendo gli studenti dell'IPSIA Frassati di Sant'Agata sul tema dell'orientamento universitario e sulla collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la visita guidata nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, infatti, i ragazzi si sono soffermati sui servizi e sull'offerta formativa della nostra università e sull'esperienza personale riguardante le scelte future che si apprestano a fare. Venerdì 17 maggio si è tenuta a Sant'Agata la fiera di San Pasquale Bailon in viale San Rocco e via Monsignor Donato Pagano. La devozione verso San Pasquale, frate laico della famiglia dei riformati di San Pietro d'Alcantara, certamente è giunta nell'Italia meridionale durante la dominazione spagnola, perché il santo appunto è di origine spagnola essendo nato a Torre Hermosa nel 1540. È molto venerato a Sant'Agata di Puglia, ove la devozione fu introdotta dai francescani riformati del convento di San Carlo, costruito nel 1613, dove proprio lì appunto in passato si svolgeva una fiera particolarmente frequentata e attesa. In una preghiera popolare infatti poi si invoca proprio come protettore delle donne San Pasquale Bailon, perché secondo un'antica credenza il santo protegge appunto le ragazze nubili in cerca di marito. Sabato 25 maggio è previsto il pellegrinaggio a piedi al Santuario della Consolazione, dopo l'appuntamento del 12 maggio posticipato a causa del maltempo. Alle 6.30 è prevista la partenza dalla Cappella della Madonna del Carmine e il percorso è quello consueto, che passa per la piazza Portanova, discesa della Croce, Sant'Antonio, poi per la discesa del Frantoio Fabiano, la provinciale e poi la contrada Fratella e lo Scalzaturo. Alle 10.30 celebrazione della Santa Messa presso il Santuario della Consolazione, mentre alle 17.30 si attende la processione di rientro presso il ponte per proseguire nuovamente verso la Cappella del Carmine. 28 aprile, Sant'Agata di Puglia, inaugurazione e riapertura del nostro castello dopo alcuni lavori di ristrutturazione. I filmati sono come sempre visibili sul nostro portale santagatesinelmondo.it e sul nostro canale YouTube. Il 18 maggio presso la chiesa della Santissima Annunziata a Sant'Antonio i nostri ragazzi hanno ricevuto il sacramento della confermazione. Hanno celebrato Don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano di Foggia, e il nostro amministratore parrocchiale Don Radek. Auguri a questi ragazzi neocresimati. Mentre lo scorso 5 maggio presso la parrocchia di San Michele Arcangelo i fanciulli del nostro paese hanno ricevuto il Santissimo Sacramento della Prima Comunione. Auguri a tutti e alle loro famiglie. Il 25 aprile scorso poi, come di consueto, sono partiti i carri liturgici per il santuario Basilica Madonna dell'Incoronata. La processione ha proseguito per tutta la notte, percorrendo circa 50 km. Il 26 poi, presso il santuario, raduno alle ore 10 davanti ai cancelli per percorrere i famosi tre giri intorno alla Basilica, ore 11 Santa Messa celebrata da Don Radek e alle 14 la Cavalcata degli Angeli. L'11 maggio, presso la Biblioteca Comunale Don Lorenzo Agnelli, l'associazione delle mamme santagatesi ha presentato English Camps, 2 settimane di immersione totale nella lingua inglese, proprio come in un college britannico, dedicato a tutti gli alunni della scuola primaria e delle scuole medie, in programma dal 26 agosto al 2 settembre a Sant'Agata di Puglia. Da Sanza a Sant'Agata lo scorso 12 maggio si è svolta l'escursione sulle orme di Roberto il Guiscardo. L'evento era stato organizzato dal Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano Pietro Laveglia di Sala Consilina, dai comuni di Contursi Terme e Sant'Agata di Puglia, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Salerno, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento e di altri enti. La partenza era da Contursi Terme per raggiungere appunto prima della Campania e poi Sant'Agata di Puglia. Roberto d'Altavilla, l'astuto detto il Guiscardo, è uno dei personaggi più influenti ed importanti della sua epoca, duca di Puglia, di Calabria e di Sicilia.
Primo dei figli di Tancredi, Roberto passò un breve periodo a servizio del principe di Capua Pandolfo e in seguito fu il primo principe normanno di Salerno nell'undicesimo secolo, quando Salerno era capitale di un principato che comprendeva quasi tutto il meridione d'Italia. Complimenti anche al maestro Pompeo Gerardo Ungaro, recentemente tornato dal secondo viaggio studio in Giappone, precisamente dall'isola di Okinawa, dove è nato il karate. Approfondendo ulteriormente tale studio con i maestri giapponesi di chiara fama mondiale, grazie anche a Pompeo per aver condiviso con noi questa eccezionale esperienza sportiva e formativa. Infine, grazie al nostro amico Salvatore Longo, Sant'Agatese Doc, residente a Matera, perché con lui anche Sant'Agata di Puglia è stata presente al 67° raduno nazionale dei bersaglieri tenutosi domenica 19 maggio proprio nella città dei Sassi. Il labaro della locale associazione di Sant'Agata, inserito nel gruppo dei bersaglieri in congedo della Puglia, ha sfilato per le vie della città partecipando a questa importante manifestazione che si svolge ogni anno in una città diversa. Chiudiamo il nostro notiziario con lo sport calcio. Sporting Team promosso in prima categoria dopo 5 anni, una squadra di Sant'Agata di Puglia torna così in prima campana. Onore e merito ai ragazzi dello Sporting Team che ci hanno ancora una volta fatto sognare. Grazie ragazzi, vi auguriamo un ottimo campionato anche in prima categoria. Noi continueremo a seguire le gesta dei nostri calciatori. Il Foggia Calcio invece, con l'ennesima sconfitta a Verona per 2-1, saluta definitivamente la Serie B e torna rovinosamente in C. Dopo il ricorso per i punti di penalizzazione rigettato e la retrocessione d'ufficio del Palermo, i rossoneri dicono addio inoltre anche ai play-out che al momento parrebbero annullati. Delusi e amareggiati, i tifosi veri però siamo certi che non faranno mancare il loro sostegno alla squadra neanche in questo momento così buio. Bene gentili spettatori, per ora è tutto, grazie per averci seguito, buon voto a tutti voi e per ora vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro notiziario. Nel cuore della Puglia c'è un posto dove arte, cultura e voglia di vita regnano sovrani. Nel cuore della Puglia vi aspetta Sant'Agata di Puglia per un'estate tutta da vivere, con rassegne, mostre, manifestazioni e ospiti spettacolari. Sant'Agata di Puglia, nel cuore della Puglia. Un'estate che vi resterà nel cuore. In collaborazione con Associazione Sant'Agatesi nel Mondo, via Garibaldi 44, Sant'Agata di Puglia, www.santagatesinelmondo.it. Artemisium Web, la voce di Sant'Agata nel mondo.